Allora, buonasera a tutti. Direi che si può anche cominciare, visto che come orario ci siamo. Poi man mano quelli che entreranno dopo li ammetteremo. Allora, sostanzialmente l'incontro di oggi pomeriggio, che durerà un'oretta circa alla fine, vuole presentare due cose. Cosa significa essere barman oggi, non tanto in senso filosofico, ma scoprire ad esempio perché nelle scuole alberghiere, ad esempio, la figura del barman è poco nota, nel senso che viene sviluppata fino a un certo punto. Mentre in realtà è stata sempre sviluppata, si è sempre parlata della figura del maître, della sala e così via. E soprattutto perché oggi interessa più, almeno per quelli che frequentano la scuola alberghiera, ma anche per tante persone che non hanno fatto questo tipo di scuola, la figura del barman o del bartender, poi vedremo anche cosa significano questi vari nomi, è molto più attraente, diciamo così, che se, e non tanto quella del maître, dello chef de rang, eccetera, eccetera. Parleremo quindi del lavoro del barman, probabilmente sapete già di che si tratta, ma vi rivelerò alcune cose in più. E poi presenterò anche un corso per barman che noi abbiamo deciso di farlo online, anche se, come si può ben immaginare, tante volte fare online dei corsi è un pochino problematico perché manca proprio la parte pratica, nel senso non basta dire servi versa in questo modo, bisognerebbe proprio vedere da vicino, però in qualche modo possiamo anche trovare delle soluzioni. Pertanto direi che si può tranquillamente. Allora, l'audio credo che si senta a tutti. Chi non sente l'audio lo può dire, per favore, lo può scrivere. Allora, se non si sente l'audio, chi non sente l'audio dovrebbe fare in questo modo qua, lo scrivo in chat. Gli altri cortesemente, se sentono l'audio, possono scrivermelo così almeno io capisco che è un problema di una persona e non di tutti. Ok, perfetto. Grazie. Per cui è il problema solo di una persona, come sospettavo. Quindi chi non sente l'audio deve uscire da Zoom e rientrare. Allora, quindi riprendiamo il discorso. Stanno ancora arrivando altre persone, quindi aspettiamo giusto un paio di minuti. Dicevo, sostanzialmente questo incontro durerà un'ora. Si parlerà del lavoro del bartender, del barman. Poi qui mi fa piacere, c'è anche il nostro collega Cesare Menconi, che lui ha fatto un incontro con la mia classe dell'Istituto Alberghiero Casini di La Spezia, dove ha spiegato diverse cose che io ora ne approfitto, gliele rubo volentieri, poi interessano a tutti e sono cose molto interessanti. Allora, accettiamo un altro po' di persone, poi alla fine comunque lasceremo un 10 minuti, chi vuole fare delle domande praticamente le può fare. Chi non sente, perché leggo in chat che ancora c'è chi non sente, ora lo riscrivo, chi non sente deve uscire da Zoom e rientrare. Ed è un problema del vostro smartphone. Perché solitamente con il PC non dà questo problema. Con gli smartphone ho visto, chi non sente non ci posso fare nulla. Gli altri mi sentite tutti? Chiedo, potete scrivere in chat chi sente? Perché almeno se me lo scrivete, ok, grazie, perfetto. Bene, grazie. Allora, a posto. Ok. Oppure buttare via lo smartphone, che è sempre a volte la soluzione migliore. Benissimo. Allora, dicevo, possiamo anche iniziare a questo punto. Allora, innanzitutto cosa significa essere un barman? L'altro giorno mi sono divertito a cercare la definizione su Wikipedia, però sono andato direttamente nella versione inglese di Wikipedia. Ora, c'è una differenza parecchio profonda tra la versione
inglese la versione italiana, perché generalmente la parte in inglese di Wikipedia, per tanti vari motivi, è molto più approfondita. Non è come quella italiana, che è più semplice, molto più approfondita. Per cui, praticamente, che cosa ho trovato? Che il termine bartender, sì, l'audio è scarsissimo, ma non so, tanto sto registrando questa lezione, per cui chi si perderà qualche passaggio metterò a disposizione la registrazione. Dicevo, purtroppo anche noi abbiamo problemi di connessione, non abbiamo i grandi mezzi di Mediaset per poter trasmettere a banda larga. Dove abito io, ad esempio, la banda larga non c'è, per esempio, non c'è la fibra e quindi c'è la semplice ADSL. Dicevo, entrando nella pagina di Wikipedia, loro come bartender danno varie definizioni. Il barkeeper, barmaid, mixologist, bar chef e almeno altre 4-5 definizioni. Addirittura in alcuni stati, come ad esempio il Canada, anche negli Stati Uniti, nel Canada, ad esempio, per somministrare alcol, preparare cocktail, ci vuole un apposito patentino. Mentre noi sappiamo che in Italia non è così. Il primo sciagurato che si presenta ora non più, ma 10, 15, 20 anni fa, per andare a lavorare in un bar, ti insegnava il barman più esperto a fare un negroni, fai così, così, non c'era bisogno né di patentino, nemmeno di conoscenza di determinati ingredienti. Oggi, per fortuna, dicevo, è un po' diverso. Quindi, bartender si traduce letteralmente come colui che lavora dietro al banco di un bar. Il banco è la separazione tra coloro che sono clienti e quello che ci lavora dentro. Questo è il primo passaggio. Ora, ci sono anche alcune icone cinematografiche, dove ad esempio si vede il bartender all'americana. Ora, cosa significa l'americana? Allora, bartender è sempre bartender, barista è sempre barista, anche se in Italia noi per barista tendiamo a identificarlo, chi non riesce a sentire, mi dispiace, vi passerò la registrazione. Non so come posso aiutarvi, sto rispondendo ai messaggi in chat, per cui sentirete la registrazione. Dicevo che il barista in Italia viene identificato come colui che si occupa della caffetteria, perché l'Italia per tanti anni, tantissimi anni, non ha avuto una tradizione legata alla miscelazione. I cocktail, eccetera, sì, erano già conosciuti negli anni 20, negli anni 30, negli anni 40, ma soprattutto all'interno dei grandi alberghi. Cioè, se tu nel 45 volevi bere un cocktail, un dry martini, eccetera, dovevi frequentare un grande albergo. Frequentare significa non tanto andare ad alloggiare nel grande albergo per poter usufruire del bar, ma significa che il grande albergo offriva anche questo servizio a clienti di passaggio. Questo fu il motivo per cui, ad esempio, l'inventore del Bellini, il signor Cipriani, praticamente decise di creare l'Harris Bar a Venezia, cioè di offrire un luogo di ristoro, un bar vero e proprio, dove il protagonista principale, diciamo così, era il cocktail e non tanto il caffè o le varie preparazioni, ma era proprio il cocktail. Dall'Harris Bar in poi, quindi dagli anni 40-50 in poi, si è diffuso man mano il classico per l'America è stato sempre quello, l'American Bar. Però in Italia è arrivato parecchio in ritardo. In molte città del nord, solo negli anni 80, si parla di American Bar, cioè di locali che sono aperti dalle 18-19 del pomeriggio in poi fino a tardi notte, 2-3 del mattino. E quindi la figura di questo bartender, tra virgolette, all'americana, si vede anche nei film. Questo, ad esempio, è un personaggio, in realtà è un androide, è un film di fantascienza di qualche annetto fa, dove si vede questo androide che prepara dei cocktail. È l'unico personaggio, in realtà
ce ne sono almeno altri due protagonisti, più c'è questo barman. E si vede proprio la figura del barman, cioè colui che ascolta, parla con il cliente e così via. Ora, in questo caso è facile perché l'unico cliente va a parlare con il robot, quindi è facile. Ma questa è una differenza parecchio importante che vedremo funziona proprio così in America ed è stata dipinta anche in alcuni, diciamo, film iconici, anche se non erano dedicati al mondo del bar. Ad esempio, in altri film, come ad esempio Shining, penso che ormai Shining l'abbiano visto tutti, anzi, in questi giorni c'è anche una versione estesa, nel senso versione con delle scene originali, dove lui in persona c'è, parte l'attore principale Jack Nicholson, c'è questo attore che riveste appunto il ruolo del barman del Grande Albergo. Dritto, schiena dritta, attento. Ascolta e parla e interagisce con i clienti. Noi in Italia a questo tipo di interazione non siamo abituati perché lo stile dei bar italiani, che tra l'altro è uscita anche una domanda al concorso per diventare professori di sala, è uscita proprio una domanda che riguardava i bar italiani. Vedremo la risposta, la vedremo in alcune di queste slide. Poi, vabbè, basti pensare anche ad esempio al film Cocktail. Film Cocktail non è che ha lanciato tanto la figura del bartender. Film Cocktail ha lanciato in tutto il mondo una disciplina che è l'exhibition e working flair, cioè quello di lavorare e mentre si lavora si fa volteggiare anche qualche bottiglia, eccetera, eccetera, che è una vera e propria disciplina. In realtà si dovrebbe chiamare working flair perché working flair ti permette di preparare cocktail e di essere, diciamo, un pochino più, di fare un pochino più di scena. Perché in America, poi qualcuno ce lo potrà confermare, in America funziona. Allora, in America quando si va a pagare il conto c'è sempre una percentuale che può variare dall'8% al 100%, una percentuale che va al cameriere, va al bartender, va comunque a chi sta lavorando. Vi consiglio di vedere la scena iniziale del film Le Iene, che a me sinceramente non mi fa impazzire. Le Iene è un vecchio film di Tarantino, dicevo, non mi fa impazzire per il semplice fatto che a mio parere è troppo violento per i miei gusti. Però c'è una scena iniziale all'inizio del film dove discutono tutti i vari personaggi, tutte queste Iene discutono sulla mancia, perché c'era uno che non voleva lasciare la mancia e lui fa tutta una disquisizione, l'altro dice no, la mancia è importante e spiega. In un pezzo di film spiega perché è importante la mancia. La mancia è fondamentale, ma non si usa, anche a volte viene confusa con il servizio, a una certa percentuale. Quindi, negli anni 80, in California si erano inventati questo stile di far volare bottiglie, di lavorare in maniera un pochino più scenografica, perché avevano notato che in questo caso, oltre ad attirare i clienti al bar, cioè certo, tra un bar in cui vedo uno tutto serio, va benissimo, e uno in cui mi fa anche questi giochetti qua, allora io vado nel bar dove mi diverto almeno, passo anche il tempo. Era questa l'idea che ha dato modo, diciamo, ha dato lo spunto per il working flair, che poi anche qui bisognerebbe un attimo vedere nel passato, perché il primo che faceva questi giochetti è stato Jerry Thomas nel 1862 e lui li racconta nel suo libro. Però dato che in Italia, ahimè, nessuno legge, nessuno sa ste cose, quindi sembra che il working flair sia stato inventato negli anni 80 grazie al film, metà degli anni 80, grazie al film Cocktail con Tom Cruise. Ecco, qui, questa è sempre un'altra scena tratta dal film Shining, dove potete notare che ci sono dei tavoli in fondo dove si siedono le persone e poi ci sono degli sgabelli che sono proprio davanti al bancone. Quindi c'è un bancone del bar, poi come vedete lui, anzi forse riesco anche a usare l'evidenziatore. Esatto. Poi, tra l'altro, se ci fate caso, si dovrebbe vedere il pulsante dell'evidenziatore, se ci fate caso, c'è anche un metal pour che è infilato sulla bottiglia, che è quello che consente di dosare gli ingredienti in un certo modo, anche se poi, se andate a vedere la scena di questo film, sono due scene legate al
al barman all'interno di Shining, che si trovano entrambi su YouTube. Se andate a vedere questa scena qua, vedete che lui non la utilizza come si utilizza oggi nei corsi di Working Flair, ma la utilizza in un altro modo. Quindi il metal pour è uno strumento comunque sul quale ci torneremo. Quindi l'elemento principale è lo sgabello. Dice, ma sì, ma lo sgabello cosa c'entra? C'entra e come? Perché lo sgabello negli Stati Uniti i clienti si siedono proprio davanti al barman e non è che trascorrono un'oretta, prendono un cocktail, ma ne possono anche prendere 3, 4, 5, quelli che vogliono. E quindi praticamente, e nel frattempo il barman deve essere anche colui che interagisce con il cliente, perché ci sono dei clienti che stanno per farti loro, bevono i loro drink e fanno quello che vogliono e vabbè, ma ci sono anche altri che hanno voglia di chiacchierare. In tutti i film americani, fateci caso, da oggi in poi vedete dei film dove ci sono scene ambientate all'interno dei bar, troverete sempre questo bar che è circondato da sgabelli. Ci sono i tavoli, ma ci sono anche gli sgabelli e c'è sempre gente che beve, che chiacchiera lì davanti e così via. Una cosa poco usuale in Italia, almeno nei bar, che quelli che non sono squisitamente degli American bar. Quindi questa è una prima differenza. Il bar italiano invece è nato con una concezione diversa. Nel bar italiano l'elemento di eccellenza è il caffè, perché la macchina espresso l'hanno inventata gli italiani. Il caffè purtroppo dobbiamo dare merito ai turchi. I turchi si sono inventati loro il caffè, in realtà hanno trasformato questi chicchi di caffè in una sorta di polvere e poi grazie all'Ibrick, siamo intorno al 1600, si facevano questo infuso di caffè. E poi da lì si è un pochino trasportata questa idea, questa infusione di caffè un pochino in tutta Europa, soprattutto dopo la battaglia di Vienna, clamorosamente persa dai turchi, e nel momento, nel 1681, i turchi erano alle porte di Vienna, stavano per l'impero ottomano, per essere precisi, stava per conquistare Vienna, da lì sarebbe caduta tutta l'Europa, non ci sono riusciti, meno male per chi ama la storia, meno male, e quando sono scappati via hanno abbandonato i loro sacchi di caffè. E l'esercito cristiano ha recuperato poi questi sacchi di caffè. Ovviamente sono chiesti che cosa fosse queste cose, cosa fossero. Tenete presente che del caffè nessuno sapeva nulla, ne parlerà poi Pellegrino Artusi nel 1800 nel suo famoso libro La scienza e l'arte del mangiare bene, e ne parlerà dicendo che il miglior caffè, la miglior qualità di caffè è la moca. Moca intesa non tanto come la macchinetta che sarà inventata solo negli anni 50 in Italia, ma intesa come qualità che si trovava nella città di Moca nello Yemen. Quindi siamo nella penisola arabica. Vi dicevo, l'elemento di eccellenza dei bar italiani non è il cocktail, è il caffè. Questo è uno dei motivi per cui non troverete sgabelli, generalmente anche nei bar anni 20 non ci sono sgabelli davanti a bar, anche nei bar dei grandi alberghi. Poi vi dirò di più che le prime macchine inventate espresso erano quelle della Pavoni, che erano praticamente sembravano dei bussolotti immensi che si appoggiavano sul banco, quindi erano a una certa distanza dal cliente ed erano anche pericolosi perché se aprivi il vapore un pochino prima rischiavi di colpire anche i clienti. Quindi l'elemento di eccellenza, il classico bar italiano, dove si può chiamare barista e non tanto barman, è quel bar dove la principale consumazione è qualcosa legato alla caffetteria, che sia il caffè, il cappuccino e così via. Quindi questa è una differenza sostanziale, per cui anche se uno volesse andare a lavorare all'estero, negli Stati Uniti, in Irlanda, in Gran Bretagna, eccetera, tenete presente che lì hanno una concezione diversa di lavoro nel mondo del bar. Poi, andando avanti, ecco i famosi sgabelli, questa l'abbiamo spiegata, che sembra una banalità, ma in realtà è tutto un modo diverso di concepire lo stile del bar, lo stile italiano. Parliamo anche degli antenati. Allora, se volessimo parlare del mondo della miscelazione, qui ci rivolgiamo praticamente al mondo dei cocktail,
Quasi tutti a domanda rispondono Jerry Thomas. Cioè, chi è stato il barman più conosciuto nel mondo? Jerry Thomas. Ovviamente sbagliano, nel senso che non è stato lui. Cioè, Jerry Thomas è stato colui che nel 1862 codificò, cioè creò un ricettario con un sacco di ricette, oggi chiameremo homemade, tra cui anche grog, punch e così via. Citò un solo cocktail, chiamandolo proprio cocktail, ed era il Brandy Crusta, che è stato inserito per la prima volta. Tra l'altro, l'inventore del Brandy Crusta, che quasi tutto nessuno sa, è Joseph Santini. Joseph Santini era un barman italiano, alcuni dicono di Trieste, alcuni dicono di un paese confinante con la Svizzera, che nel 1800 si trasferì negli Stati Uniti. Aprì diversi locali a New Orleans. Tenete presente che New Orleans è la capitale dei cocktail, nel senso perché lì risalgono i cocktail più antichi. Cioè, uno di questi, appunto, ve l'ho già citato, il Brandy Crusta, che è proprio il primo, e l'altro il Sazerac. Quindi l'inventore del cocktail è stato un barman italiano che nel 1800 si trovava a New Orleans, che ha aperto vari locali. Ok. Allora voi direte perché Jerry Thomas? Jerry Thomas è stato il primo a codificare tutto per iscritto. Ma vi dirò di più, il barman più famoso dell'epoca non è stato manco Jerry Thomas. C'era un altro barman prima, o bartender, che ha un nome e cognome, si chiama Cato Alexander, era una persona in gamba che a New York aprì un suo locale, ma poiché era di colore, cioè di colore, era di colore all'epoca. Non l'hanno tenuto, cioè nella storia della miscelazione americana non è stato tenuto proprio in considerazione. Ovviamente da stupidi, diciamolo chiaramente. Però quindi l'antenato, il primo barman che ha inventato il cocktail è stato Joseph Santini, un italiano che era trapiantato negli Stati Uniti. Però il vero primo barman che ha aperto proprio un locale, che non era solo un saloon, i classici saloon che vedete nei film western, posti comunque altamente pericolosi, basta vedere il buono, il brutto, il cattivo per capire qual era l'andazzo, oppure anche c'era una volta Hollywood, l'ultimo film di Tarantino, dove ci sono alcune scene che sono prese, sono girate all'interno di un saloon, per capire com'era il saloon prima del bar come lo intendiamo noi. Ma voi direte, io vi ho detto due nomi, anzi per la precisione tre, che ora non approfondisco perché ci vorremmo un'ora per parlare soltanto di questi tre personaggi, e che sono Joseph Santini, Cato Alexander, che è il primo, e soprattutto Jerry Thomas. Però vi ho messo davanti l'immagine di un altro barman ancora, che è Harry Johnson. Harry Johnson è un contemporaneo di Jerry Thomas, quindi siamo intorno a metà degli anni 60 dell'Ottocento, però Jerry Thomas, scusate, Harry Johnson è stato il primo che ha avuto l'intuizione di aprire le scuole per barman, cioè lui formava le persone per andare a lavorare in questi bar che erano ancora mezzi saloon, ripeto, stiamo andando verso la fine dell'Ottocento, quindi non era cosa raffinata, eccetera. Però lui è il primo che mette in moto anche una scuola, una scuola per fare questo, per insegnare a fare questi cocktail e quindi insegnare ad essere gentiluomini. Lui chiama proprio un capitolo che si chiama capitolo come diventare un gentiluomo dietro al bar, va bene? Perché dice prima di metterti dietro al bar devi tu prima essere un qualcuno che sa parlare con le persone, indipendente che siano maschi o femmine, anche se all'epoca le ragazze, le donne non è che frequentassero questi saloon, questi bar. Siamo lontani dagli anni 20 e dagli anni 30. E lui scrive anche un testo che per il momento ancora non si trova in italiano. E sarebbe appunto questo, il manuale del bartender, che comprende sia una parte didattica e una parte di ricette. In Italia cosa succede? In Italia per avere la prima guida per il barista o il barman, perché qui il barista è un libro scritto da Ferruccio Mazzone ed è il primo libro in assoluto dove parla della figura del barista. Però barista qui va inteso come bartender tradotto alla lettera. Perché bartender significa barista in americano,
non si scrive barman, cioè ha vari significati, tra cui se lo traduci letteralmente significa barista. Poi arriverà anche il libro di Pietro Grandi che si chiama Cocktail, che in italiano ora si trova, ma si trovava solo in francese, con tutta una serie di cocktail che poi molti di questi diventeranno, cioè faranno parte dei 50 cocktail mondiali. E poi ci sarà anche Mille Misture, che è un libro che praticamente è contemporaneo agli anni 20, scritto intorno agli anni 20, e lui era un famoso barman Elvezio Grassi, siamo in piena epoca del futurismo, quindi siamo intorno appunto agli inizi degli anni 20, dove avevano cominciato a tradurre già le parole, cioè, o meglio, le parole inglesi tipo cocktail, sandwich, bar, eccetera, non volevano che fossero utilizzate, ma si dovessero tradurre in qualche modo in italiano. Quindi cocktail diventava mistura, oppure polibibita, e così via. E ci sono questi tre testi che saranno la base della miscelazione in Italia. Per quanto riguarda il... Ecco, vi faccio vedere alcune immagini tratte dall'originale della guida del barista di Ferruccio Mazzon, dove ad esempio lui dà le prime indicazioni, dice nella preparazione di qualunque bibita il barman o barkeeper deve porre attenzione affinché il ghiaccio sia sempre pulito. E insomma ti dà anche diverse spiegazioni, come usare i vari strumenti e così via. Ad esempio, vedete, tutti gli spiriti o liquori e i vini non richiedono temperature tanto basse, come la birra, da 30 a 45 gradi. È chiaro che chi ha una visione superficiale dice, ma come 30 a 45 gradi è una temperatura bassa? Attenzione! Qui sta parlando di gradi Fahrenheit, non sta parlando dei gradi ai quali noi siamo abituati. Vedete, non si scuotano le bottiglie servendo i vini del Reno, Sherry, Porto, questi vini liquorosi oggi sono poco utilizzati, nel senso si utilizzano nei cocktail mondiali, ce n'è forse soltanto uno a base di Porto, il Porto Flip. Ma nel Novecento erano vini famosissimi, tant'è vero che anche Ferruccio Mazzon, sempre all'interno delle sue pagine, del suo testo, perché lui comunque ha lavorato in diversi posti, in diversi grandi alberghi, si fa anche una propria carta dei vini. Oggi ci fa sorridere questa carta dei vini, perché la maggior parte delle persone non si aspetta, ad esempio, che il vino rosso Capri o Falerno Lacrima Christi sia così importante quanto un Barolo. Barolo, Barbera, Barbaresco, Valpolicella, lui era veneto, per cui ha messo molti vini del Veneto. Oppure anche tra i vini bianchi ci sono nomi che sono poco noti. Per poco noti intendo che sono sicuramente altri vini, molto, ad esempio oggi il Nero d'Avola tranquillamente potrebbe prendere spazio in una lista del genere, o il Primitivo, o il Prosecco, mentre invece nel Novecento questi vini non erano così diffusi, erano diffusi quelli che lui cita nella carta. Tra l'altro scrive, il cocktail è la bibita più diffusa che viene presa prima dei pasti, come in Italia il vino Vermouth. Quindi sostanzialmente ci dà due indicazioni, che il cocktail è sostanzialmente un aperitivo, un classico aperitivo, che poi tu lo voglia chiamare dry martini, negroni o americano, non ha importanza. Però prima della diffusione del cocktail, in Italia si beveva il vermouth. Vermouth allungato, come oggi ad esempio i francesi bevono il loro pasty allungato con l'acqua. Ad esempio la bottiglia pasty 51, si chiama 51 perché nel numero 51 ti dà anche la ricetta, cioè una parte di pasty e 5 parti di acqua fredda. Quindi a volte ci sono anche questi escamotage. Questi invece sono alcuni estratti del libro Mille Misture. Vedete, lui si dilunga a spiegare qual è l'origine del cocktail, spiega i termini tecnici, ad esempio in questo caso qua, vi dice anche come misurare, perché poi tenete presente che le scuole barman negli anni 30, negli anni 40 non c'erano mica in Italia. Quindi questi autori si prendevano anche la briga di spiegare come si fanno le dosi. Andavano tutte a percentuali, oggi noi siamo abituati a centilitri e a millilitri, oppure alle once, ma tenete presente che negli anni 50, 60, fino almeno agli anni 80, si parlava di terzi, di mezzi, di grammi, addirittura il grammo è un...
È una contraddizione parlare di grammi per i liquidi, per esempio. Tra l'altro, non tutti sanno che il tappino dello shaker continentale è egli stesso un misurino. Però poi vi lascio a voi scoprire che tipo di misura porta. Ma ve lo faccio vedere forse più avanti. Quindi lui scrive questo ricettario dove spiega tutte le diverse ricette. Vedete, già cocktail la traduce con coda di gallo. Vedete, scrive anche una cosa importante che oggi un po' ce la siamo dimenticati. Bevanda che si serve in bicchierini della capacità da 70-80 grammi. Quindi il classico cocktail americano, come lo vogliate chiamare, aveva un... era uno short drink, poteva arrivare massimo a 80 grammi, ossia 8 cl. Negli anni 60 questa cosa calerà, dirà che il classico cocktail secco, tipo il dry martini o il vodka tini, deve arrivare a 50 grammi o a 5 cl. Perché vale la regola, più una cosa è alcolica, più gli devi dare di meno. È semplice. È molto semplice, soprattutto negli Stati Uniti, dove insomma non puoi permetterti il lusso di dare più del dovuto, anche perché se dai più del dovuto i conti non tornano, ce li metti tu di tasca tua come barman. Andando avanti, poi ci sono anche alcuni cocktail che oggi noi conosciamo, tipo Alexander, ma compaiono con altri nomi. Qui viene spiegata nell'Alexandra, praticamente poi il signor Elvezio Grassi sotto il nome di ogni cocktail metterà un altro nome, in questo caso Barclay, oppure Barclay è riferito a un barman, oppure in questo caso dirà la ricetta che gliel'ha data. Questa sarà la ricetta che poi, tipo questa, perché poi sappiamo l'Alexander non è a base di gin ma è a base di cognac, e però qua specifica che la crema di cacao deve essere quella scura. Quindi sono diverse cose interessanti che uno può andare a approfondire, perché scoprire anche le chiavi della miscelazione fa parte del nostro lavoro. Oppure lui farà tutta una serie di cocktail dedicati alle automobili, lo chiamerà Alfa Romeo Cocktail, Fiat Cocktail e così via. Ovviamente nell'Alfa Romeo Cocktail, questa è una classica Alfa Romeo degli anni 30, il colore deve essere rosso e così via. O il Bacardi Cocktail, che qui è interessante perché utilizzerà rum con la H in mezzo. Noi oggi sappiamo che per fare un Bacardi ci vuole ron. Sempre rum si tratta, non è che tra ron e rum con la H, però cambia qualcosa. Il rum con la H è lo stile francese, nel senso è fatto con il succo proprio della canna da zucchero, mentre il classico rum, che si dovrebbe pronunciare rum, se vogliamo essere precisi, o il ron, viene sostanzialmente a volte preparato con la melassa, che è un sottoprodotto della canna da zucchero. Tra l'altro il Bacardi da quest'anno non fa parte più dei cocktail internazionali IBA, per cui lo lasciamo stare. E poi, vabbè, ci sono tutte una serie di ricette e così via. Poi, gli strumenti, parlerà anche degli strumenti, ma ovviamente negli anni 40 non è che c'erano tanti tipi di shaker. C'era il classico shaker continentale o cobbler, il cobbler dà anche il nome a una serie di cocktail. Cobbler vuol dire calzolaio, ecco. Cioè la traduzione di cobbler è calzolaio. Formato da tre pezzi e, come vi dicevo io qua, come dicevo prima, il tappino che vedete è esso stesso un misurino. Quindi il tappino, se tu non hai cose per misurare, non hai un jigger oppure non sai come misurare, puoi usare il tappino. Però lascio a voi scoprire l'esatta misura di questo tappino. Poi c'è il classico Boston Shaker, in questa versione è quella con due pezzi in acciaio, mentre invece c'è anche la versione classica, parte in vetro e parte in acciaio. C'è il Parisienne, quella che si sono inventati i francesi per distinguersi, sono inventati questo tipo di shaker, dove sono sostanzialmente due pezzi, quindi è tipo il cobbler ma con soli due pezzi. Poi c'è il mixing glass, molti utilizzano ad esempio il mixing glass, l'ho visto io con orrore, mi è toccata vedere anche questa cosa qua. Il mixing glass è questo, cioè un recipiente di vetro che però è dotato di beccuccio. Invece molti magari utilizzano come glass, perché glass vuol dire comunque bicchiere, utilizzano la parte in vetro del Boston Shaker.
non è la stessa cosa e il risultato, per vari motivi che ora non sto a dilungarmi, non è lo stesso, non è agevole, non si riesce a lavorare bene con lo strainer perché gli strainer sono calibrati per farli entrare appunto qui sopra. Chiusa la parte del lavoro del barman o bartender, anzi, volevo dire due cose. Perché oggi nelle scuole alberghiere o comunque in genere la figura del barman, del bartender, come la vogliamo chiamare noi, è molto più apprezzata o ambita dagli studenti? Perché? Per colpa o per merito di Bruno Van Zan? Non solo, forse sì, forse no. Oppure per tanti altri motivi. Il motivo è semplice: il bartender viene visto come un creativo. La differenza, mi spiace dirlo, ma è così, tra un maître e un bartender è l'egocentrismo. L'egocentrismo intendo nel senso buono del termine, ecco, nel senso ambizioso del termine. Mentre il maître fa parte di una brigata ben precisa, con degli ingranaggi, però non deve essere uno che si deve mettere troppo in evidenza. Nel mondo del barman, del bartender, sì, è concesso mettersi in evidenza. Mettersi in evidenza con la bravura, ovviamente, di fare cocktail. La prima cosa che devi saper fare i cocktail correttamente. Saper fare i cocktail correttamente significa saper fare i classici, ovviamente, perché quando se vuoi andare a lavorare in un bar, certamente non ti chiedono: ah, come fai a inventare i cocktail? Ti chiedono: sai fare un americano, un negroni, uno spritz? Anzi, oggi ti diranno: sa fare uno spritz. Ok. E poi, secondo, proprio per il fatto, grazie al working flair, sono nati, grazie a YouTube, perché il fenomeno dei bartender come personaggi con ambizione, creativi, eccetera, e io ovviamente concordo, sempre che non si esageri, ecco, è nato grazie al fenomeno di YouTube e così via. Cioè, c'è stata un'esposizione mediatica dove ognuno, anche con Instagram, può farsi il suo video del suo cocktail personalizzato, magari senza dare gli ingredienti. Infatti, fateci caso, molti barman bravi vi fanno vedere la foto del cocktail su Instagram, dove volete voi, però non vi dicono mai la ricetta precisa. Al massimo vi dicono gli ingredienti: sì, ci ho messo liquore di menta, ci ho messo crema di latte, ci ho messo liquore galliano e questo è il risultato. Non vi diranno mai generalmente gli ingredienti precisi. È ovvio, come i grandi chef non dicono le loro ricette, quelle più buone. Se la ricetta è cattiva, dagliela pure, tanto al massimo poi daranno la colpa a te. No. Loro fanno la stessa cosa, quindi il barman viene visto proprio un personaggio a sé, creativo anche, quindi non semplice. La creatività è quella che distingue, perché per fare bravi cocktail può bastare anche una macchina, con tutto il rispetto. Pigli una macchina, le stanno inventando, l'hanno inventata già da decina d'anni. La programmi per fare un Negroni e quella ti fa un Negroni perfetto. Non c'è mica bisogno del barman. Infatti, nel film Passengers che ho citato all'inizio, l'androide sapeva fare benissimo le preparazioni, ma la caratteristica non era quella. La caratteristica era l'interazione col cliente. Ecco perché fare il barman è difficile, perché devi saper parlare. Dici: ma come, io non so parlare? Sì, sai parlare, però dovresti avere tanti di quei vocaboli che dovresti essere in grado di parlare con clienti di tutto, non sto parlando di lingue, ma di tutte estrazioni diverse. Esempio pratico che è uscito sempre, l'ho messo addirittura nel mio libro dedicato al primo biennio di Sala e Vendita. A Trieste, i barman negli anni 80 e 90, coloro che lavoravano in questi bar, hanno sempre goduto, il termine giusto, di un doppio stipendio. Cioè c'era uno stipendio fisso che gli veniva dato dal loro lavoro e c'era un altro stipendio che veniva aggiunto dato dai servizi segreti, perché loro ascoltavano tutte le chiacchiere, perché la gente al bar davanti al bancone parla, io ve l'assicuro, dicono cose, magari a casa non le dicono e si mettono al barman che non lo conoscono, si mettono a raccontare storie della loro vita.
E quindi i barman di Trieste, Trieste era un luogo di confine. Tenete presente che negli anni 80 fino al 1989 almeno, Trieste è stata la città confinante con i paesi dell'est, Jugoslavia, eccetera. E Trieste gli davano 5 in caso di scoppio della Terza Guerra Mondiale, gli davano solo 5 minuti e poi dopo 5 minuti sarebbe stata presa dai carri armati della Jugoslavia e del Patto di Varsavia. Quindi praticamente nei posti di confine o nei posti di mare erano attivi di più i servizi segreti. E i servizi segreti si nutrono di informazioni, cioè io più cose so, più posso ricattare, ad esempio, oppure più posso sapere le mosse del nemico in anticipo. Ecco perché l'informazione è stata sempre la cosa che uno, anche nel nostro lavoro, ma è chiaro, tu più cose sai e sai fare, famose conoscenze e abilità, più avrai delle competenze e guadagni sicuramente più dell'altra persona che magari ne sa fare due o tre di cose. Quindi pensate un po', in alcuni casi il barista, il barman, come lo vogliate chiamare, era quello che riusciva a guadagnare anche di più grazie alle informazioni che raccoglieva, soltanto facendo il loro lavoro. In sala è difficile raccogliere informazioni, in sala in altri lavori ne parliamo. Provate un po' a immaginare l'impiegato delle poste che informazioni possa raccogliere, invece nei bar, soprattutto nei posti di confine dove arrivavano persone di nazionalità diversa, se eri bravo a strappare, nel senso furbo del termine, non le confessioni ma le confidenze, insomma, avevi un bel bagaglio di informazioni. E qui vi potrei fare un sacco di esempi, ma intanto già uno ve l'ho dato. Invece, per quanto riguarda il corso che abbiamo messo noi in piedi, si tratta di un corso di 24 ore, tutto online. Poi magari sicuramente qualche lezione le prevederemo, prevediamo di fare anche qualche lezione a distanza di pratica, ovviamente ci dobbiamo organizzare, però tutto sommato è un corso completo, perché ci sono ora andiamo a vedere le varie lezioni. In ogni lezione c'è un argomento che viene sviluppato. Viene sviluppata cos'è questa figura del barman, del bartender, cosa che comunque già vi ho detto, ad esempio, quali sono le dosi di servizio. Ogni tanto mi capita di chiedere, non lo faccio con cattiveria, ma in qualche bar dove conosco qualche scallievo, gli dico: senti, ma l'amaro quanto me ne daresti di amaro in un bicchiere? Cioè, ma io prendo il bicchiere, mi fermo qua. Sì, ma quant'è? Cioè, le famose dosi di servizio, perché si chiamano dosi di servizio? Anche il vino, perché c'è scritto vino rosso temperatura ambiente? E tutti, o meglio, vino rosso a che temperatura viene? Ah, il vino rosso è temperatura ambiente. Io no, temperatura ambiente, se fuori ci sono, se siamo al 12 d'agosto e fuori ci sono 30 gradi, mi vuoi dare mica un vino rosso a 30 gradi? Temperatura fresca, 15-16 gradi, ad esempio. Ma la temperatura fresca di un ristorante. Generalmente i ristoranti, anche nel Novecento, quando andavi a mangiare, c'era una temperatura fresca all'interno. Quindi ambiente era riferito all'ambiente in cui stavi bevendo il vino, non certo sotto il porticato il 12 di agosto. Quindi verranno spiegate, ad esempio, le dosi di servizio, i sistemi di conteggio, perché esistono vari sistemi di conteggio. Vengono spiegati anche alcuni cocktail, tra cui il gin tonic o lo spritz veneziano, che in realtà ora gli hanno anche cambiato nome, non si chiama più spritz veneziano. Notate, secondo voi perché hanno cambiato nome? Prima l'hanno chiamato spritz veneziano. Allora, lo spritz c'è sempre stato. Nella codifica IBA l'hanno ribattezzato nel 2011 spritz veneziano. Nella codifica 2020, quindi praticamente 7-8 anni dopo, gli hanno modificato il nome, hanno tolto veneziano e hanno modificato anche la ricetta. Ci sono anche tanti piccoli trucchi che andremo a scoprire. Parleremo dei bicchieri, dell'attrezzatura che si usa nel bar. Ad esempio, vedete, questo era il famoso bicchiere di vetro che viene spesso utilizzato, ovviamente sbagliando, come mixing glass. Non è un mixing glass, il mixing glass è fatto in altro modo. Viene spiegato come funziona il free pouring, cioè l'utilizzo di questo oggetto che si chiama metal pour, che vi ricordo era comunque già conosciuto
molti anni fa. Shining risale al 1980 come film, e nel film Shining si vede il barman che già utilizza questo strumento. Ovviamente bisogna vedere se questo strumento compariva anche negli anni 40, però negli anni 80 in America già lo utilizzavano, come utilizzavano il jigger, lo strainer, che sono tutte strumentazioni che spiegheremo anche dal punto di vista tecnico. Anche qua ogni lezione parleremo sempre di alcuni cocktail nuovi. Questo ad esempio è il free pouring. Il free pouring, che si può tranquillamente definire la base per fare poi working flare ed exhibition flare, cioè, tanto per farci capire, quei cosiddetti, tra virgolette, barman acrobatici, ma barman acrobatici è un termine, insomma, che non mi piace tanto, però non c'è un altro sistema per farli, diciamo, per far comprendere meglio questa cosa qua. Comunque anche questo ne parleremo. Parleremo della fermentazione e della distillazione, che fa parte della cultura professionale che un barman deve sapere. Se no ti chiedono, ma che differenza c'è tra un fermentato e un distillato? Ora è vero che al bar il classico cliente italiano va sicuro che non gli verrà mai in mente di chiederti una cosa del genere, perché magari non lo sa manco lui, però va sicuro che ci sono determinati ambienti dove il cliente è curioso e ti chiede: scusi, ma questa grappa dove la fanno? Per esempio, ora la grappa si può fare in tutta Italia. 10-15 anni fa si faceva soltanto in Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, mentre oggi si può fare in tutta Italia. Addirittura c'è la grappa del Vermentino. Grappa del Vermentino significa che utilizzano un vitigno che si chiama Vermentino, che si trova in Liguria. Si trova anche in Toscana e anche in Sardegna. Però in Liguria non è una di quelle regioni in cui la grappa è tradizionale. Infatti cosa fanno in Liguria? Prendono queste vinacce del Vermentino, le mandano in Piemonte, se le fanno distillare, ed ecco qua viene fuori il risultato finale, grappa di Vermentino. Quindi parleremo della differenza tra fermentazione e distillazione, che sono tra l'altro tutte collegate in maniera multidisciplinare alle classiche discipline che studiate a scuola: italiano, storia, DTA marketing, matematica, cucina ovviamente, perché gli alcolici poi servono anche in cucina, oppure nel caso degli abbinamenti. Quindi sono tutti collegati. Io con la grappa potrei fare una lezione addirittura collegandomi a tutto, persino a scienze motorie o a scienze dell'alimentazione, perché poi lì dovrei parlare delle famose calorie vuote, se possono servire. È tutto collegato. In questo modo voi avrete delle conoscenze, le abilità, ovviamente ci dovrebbero essere anche delle abilità, perché le abilità sono quelle, vi faccio un esempio molto terra-terra. Ti porto nel laboratorio, ti faccio vedere la macchina del caffè, ti spiego come funziona, come si usa il macinino, tutte queste cose qua, e tu mi stai a sentire. Se sei un pochino furbo, pigli gli appunti, perché ti assicuro ci sono tante di quelle informazioni. Se c'è il libro di testo, ottimo, puoi stare a sentire, poi andare a rivedere sul libro di testo. Ecco, in quel modo lì tu hai le conoscenze. Poi cosa facciamo? Si fa 10 minuti di pausa e ti faccio vedere come si fa un caffè, come si fa un cappuccino, come si pulisce la macchina del caffè. Prima lo faccio io e poi lo fai te. Te lo faccio fare varie volte. Tu acquisisci le abilità, cioè metti in pratica le conoscenze, ovviamente non tutte, perché le conoscenze sono vastissime, ma metti in pratica quelle conoscenze trasformandole in abilità. A quel punto, insieme a queste due cose, c'hai le competenze. Ti presenti in un bar e dici: guardi, sono venuto per cercare lavoro. Cosa sai fare? Ma guardi, ho fatto l'alberghiero, oppure ho fatto un corso professionale di caffetteria, conosco questo, so fare quest'altro. Quello ti mette alla prova, dice: ok, sei competente, e ti assume. Pensate che in Inghilterra i nostri attestati che diamo come IBM sono validissimi, perché in Inghilterra, se ti presenti a lavorare per un bar, appunto ti fanno un colloquio, e in base al colloquio e quello che c'hai, se c'è un attestato, in base all'attestato che c'hai, dicono: ok, c'ha l'attestato IBM o c'ha l'attestato Y. Bene, vuol dire che queste conoscenze e abilità e competenze ce l'hai, ti mettiamo alla prova. Ti mettono alla prova, ovviamente se superi la prova, che gli fai vedere che un cappuccino lo sai fare, oppure un Irish Coffee, ti assumono direttamente. Se non hai questo attestato, queste abilità e competenze,
sei uno che conosci, basta, ma conosci se hai un libro di testo, eccetera, ti faranno fare un percorso di avviamento professionale. Quindi, se tu dimostri che sai fare le cose, fai subito il salto di qualità. Ecco l'applicazione pratica della scuola detta alberghiera, che non si chiama manco più così. Infatti la nostra disciplina si chiama sala e vendita. Vendita. Per vendere ci vogliono le tecniche di comunicazione, ci vuole le conoscenze, le abilità, le competenze. Vendere. Già in cucina non la chiamano, non c'è la parola vendita, c'è enogastronomia. Perché il cuoco o lo chef non deve vendere. Il cuoco o lo chef deve saper far bene il suo lavoro e il piatto. Ma il merito di vendere un piatto anziché un altro spetta a chi lavora in sala. Così anche per quanto riguarda i cocktail. Quindi la terza lezione si fa questo. Queste sono tutte lezioni online. La quarta lezione, ad esempio, si guarda lo sterminato campo legato ai vini speciali, che sono i vini liquorosi, i vermouth, ma vini speciali si intende anche spumante e champagne. Si parla del rum, oppure, io lo chiamo rum, attenzione, però ricordatevi che la pronuncia esatta è quella all'inglese, rum. I frozen, l'uso del blender, anche qua si vedono dei cocktail nuovi, che sono tutti cocktail IBA, o ex cocktail IBA. Ad esempio, vi faccio una domanda alla quale potreste rispondere tranquillamente in chat, se no devo aprire i microfoni e poi non si capisce nulla. La domanda è quella che leggete qua. Quale di questi, quale tipo di vermouth di queste usereste per preparare il Negroni? Un Negroni. È una domanda facile, eh? Credo che se qualcuno vuole rispondere, se no vi do io la risposta. Non credo sia difficile, oppure è difficile la domanda. Rosso, ok, chi offre di più? Siete tutti d'accordo sul rosso? Rosso, rosso, rosso. Ci scommettereste anche 100 euro? C'è una scommessa, non posso riscuotere. Oppure un pocket coffee? Pocket coffee lo posso scommettere. 100 euro no? Va bene, la risposta non è nessuno di questi quattro. Nessuno, perché il Martini Rosso nel 2010 ha modificato la ricetta, non è più un vermouth, perché per essere un vermouth deve rispettare un disciplinare ben preciso, cambiando la ricetta è diventato un semplice vino aromatizzato. Ovviamente la Martini non l'ha detta sta cosa qua, non ci sono articoli in cui loro annunciano come fanno alcuni con i gin, abbiamo inventato questo nuovo tipo di gin, non ha mai annunciato questa cosa, c'è solo un articolo su internet trovato per caso in cui l'amministratore delegato dell'epoca dice no, il nostro Martini non è più un vermouth perché abbiamo deciso così per andare incontro a dei gusti, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque, infatti, se girate la bottiglia di Martini, questo Martini, non c'è più scritto vermouth. Allora uno mi potrebbe dire, a parte che nei bar vedo sempre sto Martini qua perché è il marchio più utilizzato, infatti loro una volta qui c'era scritto vermouth in evidenza, ora hanno scritto l'aperitivo, manco un aperitivo, l'aperitivo per eccellenza, perché a loro interessa più promuoverlo come aperitivo, infatti il vermouth è un aperitivo, su quello non ci piove. Questi quattro tipi di vermouth sono tutti adatti come aperitivi, anche se il meno utilizzato è sostanzialmente il vermouth bianco, per vari motivi, ma gli altri sì. Allora, qual è l'inganno? Dov'è l'inganno? Dov'è? Non c'è l'inganno. C'è semplicemente che se tu nel tuo bar continui a utilizzare il Martini Rosso per fare un Negroni, succede che la bottiglia di Martini Rosso sostanzialmente costa sempre di più, 8-9 euro, dipende dove la prendi, di un vermouth rosso normale, che potrebbe anche costare 3-4 euro. Ci sono anche dei vermouth rosso da 15-20 euro, attenzione, ci mancherebbe, scegli tu. Però la morale della favola qual è? Che tu stai utilizzando un prodotto che ti sembra un vermouth rosso, non lo è più. Quindi dal punto di vista didattico, sto parlando di cocktail IBA, stai facendo un aperitivo sbagliato, stai facendo un Negroni sbagliato, anzi Negroni sbagliato no, perché Negroni sbagliato è un altro cocktail ancora, stai facendo un americano sbagliato. Quindi stai facendo un americano sbagliato, stai dando un cocktail sbagliato, sbagliato intendo perché, inteso perché no, didatticamente non stai utilizzando il vermouth rosso, e in più spendi anche di più, perché potresti anche
comprare dei vermouth che costano di più o di meno e andare a risparmiare, soprattutto se costano di meno. Ecco la conoscenza come si applica. Uno non lo sa, magari il 90% dei barman, dei baristi, come li volete chiamare voi, dove andate voi, ci hanno tutti esposti la bottiglia di vermouth, che poi ce l'hanno esposta anche fuori. Le bottiglie di vermouth, una volta aperte, vanno messe in frigo, altrimenti si ossida. E quando si ossida ha un saporaccio, sembra quasi ferro, appunto, un sapore ferroso. C'è il fenomeno dell'ossidazione, che una mela appena la apri e la lasci lì 20 minuti, diventa subito nera. E quello si vede. Nei vermouth si vede dal colore. Quindi ci sono anche questi trucchi che vengono dati durante il corso. C'è una quinta lezione tutta dedicata a distillati di vino, come ad esempio il cognac, il brandy, l'armagnac, agli spiriti chiari o spirits chiari, gin. Ad esempio oggi, ora vedo tra di voi, dal pubblico, ci sono anche dei barman. Oggi è vero che il gin è sempre stato un distillato di cereali aromatizzato con varie erbe officinali, ma non solo, ma quella che deve prevalere sono le bacche di ginepro. Questo è fuori di dubbio. Basta non usare un classico gin, Bosford, quello che vuoi. Però è anche vero che oggi siamo in un nuovo... Cioè il gin si è evoluto, ci sono anche gin dove possono piacere o non possono piacere, però è un dato di fatto, dove non sa più, cioè il ginepro non c'è più, c'è magari il rosmarino. Oppure nel caso del Rangpur Gin, che io l'avevo acquistata la prima bottiglia nel 2010, proveniente dalla Germania, perché in Italia non si trovava, il Rangpur Gin è un gin che non puoi utilizzare per fare il dry martini, perché sa di lime questo gin. È stato uno dei primi gin ad avere una nota completamente diversa dalle bacche di ginepro. Queste sono cose che uno le deve sapere. A parte sul gin ci vorrebbero ore e ore di lezione, sul tequila, sul mezcal. Non tutti sanno che il tequila è un prodotto IGP, marchio di qualità. Ah, e come mai l'hanno fatto IGP? Semplice, i messicani sono fatti furbi. Hanno detto, qua se non troviamo un sistema di proteggere il marchio, quindi zona di Jalisco e qualche zona adiacente, quindi stiamo parlando di un distillato di agave azul ben preciso, se non troviamo un sistema, gli europei ci fregano. Magari in Italia c'è una ditta che si inventa il tequila. Io lo faccio il tequila o la tequila, come tu la vuoi chiamare. Allora cosa hanno fatto? Hanno chiesto alla comunità europea di avere il marchio IGP, quindi marchio protetto. In questo modo nessuno in Europa può replicare. Sì, puoi fare un distillato di agave, ma non lo potrai mai chiamare né mezcal, no. Sicuramente non lo potrai chiamare tequila, ma anche del mezcal né altri nomi, perché ormai è un marchio registrato. Pur il Messico non fa parte della comunità europea, assolutamente. Stiamo parlando di un posto all'opposto, come anche il whisky, il bourbon whisky. Bourbon whisky è un tipo di whisky registrato negli Stati Uniti, nella contea del Kentucky, quindi siamo nel centro degli Stati Uniti, e nessuno si può svegliare la mattina o mi metto a fare il whisky bourbon. Con la vodka li hanno fregati, si sono stati fregati con la vodka. La vodka non era un prodotto protetto da disciplinare. Un immigrato russo, quando è andato negli Stati Uniti, si è messo a produrre vodka e ora la vodka si può fare in tutto il mondo. Anche in Italia, dove ad esempio la fabbrica, la distilleria più conosciuta per la vodka è la Keglevich, ad esempio. Quindi avremo una lezione anche su questa. Poi, come vedete, in ogni lezione vengono trattati sempre dei cocktail IBA, vengono spiegati, eccetera, con un po' di storia e così via. Quindi sono molto, sono delle lezioni, pratica c'è, ma è poca, però c'è anche la pratica. Però è molto fatta, molto, diciamo, improntata sulle conoscenze. C'è una lezione soltanto sulla caffetteria, in particolare sul cappuccino, su come si dovrebbe creare la crema perfetta, perché attenzione, la crema di latte, noi la chiamiamo, io la chiamo crema di latte, ora qua non c'è, più avanti sono delle foto, però in realtà molti dicono ma si dovrebbe chiamare schiuma, sì, in effetti è schiuma, però attenzione, la schiuma è quella che ricorda la schiuma per lavare i piatti, quindi con delle bolle grandi. E spesso dove vedete un cappuccino con delle bolle grandi, intanto l'aspetto non è granché,
Ma oltre a quello, oltre all'aspetto di non essere granché, soprattutto c'è un altro problema che, insomma, magari è stato bollito, è stato riscaldato troppo, invece il cappuccino si deve presentare cremoso. Ma tanto dopo c'è qualche foto. C'è una lezione dedicata solo su come si creano gli analcolici, quindi quali sono i trucchi e le procedure per creare un analcolico perfetto, dove per analcolico non si intende solo succhi di frutta. In Italia spesso c'è l'abitudine che l'analcolico alla frutta, oppure l'analcolico in genere, deve essere un cocktail con due o tre tipi di succhi di frutta con un po' di sciroppo. Generalmente è così, soprattutto se chiedete l'analcolico alla frutta, il 90% dei casi vi preparano una cosa simile. Ebbene, dove è nata questa tendenza? Questa tendenza è nata negli anni 80, e quando è comparsa nella codifica IBA il cocktail Florida. Florida, che era base proprio, era fatto con due o tre tipi di succhi di frutta e con dello sciroppo. È stato quello il capostipite oppure il colpevole di tutta questa, diciamo, di tutta questa miscelazione dove si utilizzano prevalentemente succhi di frutta. Però vedremo in questa lezione dove si parla anche di bibite gassate, Sprite, 7-Up, eccetera, Ginger Ale, Ginger Beer, sono tutte bevande che possono essere utilizzate per creare degli analcolici o degli ottimi analcolici. Questa è la settima lezione. L'ultima lezione, c'è un esame finale, in realtà lo faremo sotto forma di quiz, perché sono 8 lezioni da 3 ore, comunque poi sceglieremo. Ecco, il cocktail show, vabbè, questo se si fa in presenza, solitamente il cocktail show si estrae un cocktail oppure si fa uno tra quelli che è stato fatto durante il corso e si riceve un punteggio. Alcune foto, stiamo quasi per finire. Ecco, questo è il classico cappuccino italiano. Se sentite parlare di cappuccino italiano, è questo, il cappuccino italiano, che non è un marchio registrato, però insomma è questo, è fatto con crema di latte perfettamente riscaldata alla giusta temperatura e cremosa e con coroncina di caffè. Questo è quello che io dico sempre ai miei studenti, ma dico anche agli altri, che uno dovrebbe saper fare come minimo sindacale dopo 5 anni di scuola. Ed è quello che pretendo, non lo so se lo pretendono, nei bar, dopo un colloquio di lavoro, fammi vedere come fare un cappuccino, questo dovresti essere in grado di fare. Questo è come avere la patente per poi guidare intanto una Panda, perché poi se sei bravo, ovviamente, poi, vabbè, questi sono altri cappuccini, ma qui in realtà partono sempre dalla base che devi saper fare una crema perfetta, ma qui sono stati usati dei decori, però questi sono più, diciamo, molto belli scenograficamente, però spesso non c'è proprio il tempo materiale, soprattutto se lavori in autogrill, non c'è il tempo materiale di fare, ad esempio, con il topping di cioccolato, di creare un fiore, però all'autogrill deve essere in grado di saper fare una crema di latte come questa. Tant'è vero che non tutti sanno che all'autogrill, ad esempio, per ovviare il problema, si sono fatti costruire una macchina del caffè che ti crea già in automatico la crema di latte perfetta. Cioè, si chiama Milk Fur, è un braccino, una lancia a vapore specifica soltanto per creare crema di latte in quel modo lì. Perché così almeno si sono risparmiati tutti i soldi per far fare corsi di formazione ai loro baristi. Perché è chiaro, lato grill, la bevanda più bevuta dopo l'acqua e c'è sempre il caffè o un cappuccino. Quello è poco ma sicuro, anche nei bar della stazione, se per quello, eh. Questo è latte art, ma questo è già una specializzazione a parte, però ripeto, prima di passare al latte art, meglio sempre imparare a fare un cappuccino normale. Queste sono alcune delle postazioni che usavamo per lavorare all'americana, semplici postazioni che simulano in certo senso il lavorare con il banco davanti al cliente, come all'americana, cioè proprio davanti al cliente. Ovviamente sopra ogni bottiglia c'è il metal pour, c'è un dosaggio ben preciso in once, ora non sto a spiegare, ma c'è. Poi vabbè, ci sono anche delle altre bottiglie che vedete, queste qui di plastica, in realtà non è plastica, ma un materiale parecchio indistruttibile,
che sono le battle flare, cioè praticamente servono per allenarsi, sono quelle che fanno volteggiare, non contengono liquidi ma servono soltanto per allenarsi, e poi ognuno aveva la sua postazione, ripeto, e poi ognuno doveva simulare la creazione di un cocktail. Il costo del corso normalmente è questo che vedete, 3,50 per 24 ore, e però agli studenti, come è scritto qua in fondo, sì, c'è uno sconto per gli studenti e possono utilizzare anche il bonus studente. Per cui questo è il prezzo per il pubblico, che è lo stesso prezzo e comunque facciamo anche in presenza, però per gli studenti c'è anche uno sconto. Che cosa c'è oltre al corso vero e proprio? C'è il libro di testo, 380 pagine, non è da studiare tutto, quindi tranquillizzatevi. Comunque c'è anche un libro di testo dove vengono approfondite tutte le tematiche che diremo durante il corso, perché ovviamente parlare del room, cioè sul room ci sono persone che hanno scritto 5-6 libri, cioè ci sono approfondimenti enormi, però intanto uno c'ha una base per capire cos'è il room, quale differenza con il ron, con quella con la H alla francese, qual è più adatto alla miscelazione, se quello scuro o quello chiaro, perché nel Cuba Libre ad esempio non ci va il room scuro ma ci va quello chiaro, c'è un motivo, quindi un pochino di informazioni legate al lavoro che andremo a fare le daremo. Questi sono alcuni capitoli estratti dal libro, ogni libro, ma questo c'è in tutti i miei libri di testo, c'è sempre un cruciverba, cruciverba finale, dove uno si può divertire a vedere se ha capito bene tutti gli argomenti che sono stati esposti. Quindi si rilegge il libro, si rilegge col modulo e prova a rispondere alle domande. Questo sistema qua, questo è un sistema didattico. Noi in Italia siamo abituati alla settimana enigmistica, che è bellissimo, che durante l'estate è spettacolare perché ti permette di passare diverso tempo. Io ho sempre consigliato la settimana linguistica, soprattutto per la mole dei vocaboli nuovi che uno apprende man mano. Più vocaboli e più modi di parlare c'hai, più leggi praticamente, più aumenti le tue conoscenze, abilità e competenze. C'è poco da fare. Il cruciverba ha un pochino questa funzione, quella di recuperare, farti recuperare dalla mente tutti i concetti che dovresti aver assimilato, e quelli che non hai, non ti ricordi più, li vai di nuovo a rivedere dal libro. Quindi ci sono anche, diciamo, sistemi per divertirsi. È disponibile anche un'applicazione gratuita. C'è ancora la versione vecchia, inteso, questa per Android, per iPhone non c'è. Dicevo, vecchia in che senso? Che porta ancora i cocktail del 2012, quindi della quinta codificazione, perché la nuova 2020 è in costruzione. E poi infine c'è anche questa applicazione qua, che ve la potete già scaricare, è gratuita, che permette anche di vedere tra gli annunci di lavoro che ci sono, se c'è qualche annuncio di lavoro sotto casa oppure in posti legati alle stagioni, Milano Marittima, Rimini e così via. Quindi offriamo anche questa app, ma ripeto, questa app la potete scaricare a prescindere già sin da ora, e potete scaricarvi a prescindere anche questa tranquillamente. Basta, con questa ultima immagine io ho chiuso, perché c'è anche un gruppo pubblico dove vengono messe le nostre iniziative, ma è su Facebook, Instagram c'è anche un gruppo, però Instagram non è che mi faccia impazzire, perché Instagram, non, a mio parere, personale parere, non ti permette di dare questa informazione, come Twitter 140 caratteri, cosa vuoi spiegare? Un vermouth su Twitter? Puoi dare delle indicazioni, invece Facebook ti permette di programmare degli eventi, eccetera, a mio parere, ma questo, ripeto, è un mio parere. Bene, io con questo penso di aver finito, ho parlato per un'ora precisa, scusate che, ok, non rispondo. Se avete qualche domanda, curiosità, vi posso dare il microfono se volete, oppure potete scrivere in chat. Spero di essere stato chiaro, e soprattutto la cosa che mi interessava appunto spiegare è questa differenza, perché il bartender è una figura molto più ambita che non il maître, con tutto il rispetto per i maître, anch'io ho fatto il maître, però il maître non c'ha questo alone magico come il barman. Basta vedere Bruno Van Zandt,
È un personaggio televisivo, è in gamba ovviamente perché per arrivare a certi livelli devi essere bravo, però lui è stato aiutato molto dalla televisione, mentre ad esempio non ho mai visto un programma dedicato ai maître oppure ai sommelier. I sommelier spesso vengono invitati come ospiti, però il vino è un prodotto elitario, c'è poco da fare, il cocktail è più alla portata di tutti. Il vino è un prodotto elitario. Anche in Gomorra, mi sembra nell'ultima serie, o nella terza, nella quarta, c'è una scena a un certo punto che fa vedere che c'è un gruppo di personaggi di Gomorra che bevono solo birra e basta. Gli altri invece, sempre delinquenti, erano ben vestiti che bevono il vino. In quel caso lì, la birra e il vino vengono utilizzati dal punto di vista simbolico per far vedere la differenza tra un'elite, diciamo così, sempre delinquenti restano, non è che cambia molto, e tra quelli che bevono birra e basta. Per cui il cinema spesso utilizza questi personaggi, questi modi, queste bevande, eccetera, per darti un messaggio anziché un altro. E non a caso vi ho citato tre film, Shining, Cocktail con Tom Cruise e l'altro è Passengers, dove i barman sono come quelli che troverai in America, e qua c'è Cesare Menconi da qualche parte che mi ha raccontato proprio questo. In America è proprio così: il barman interagisce col cliente e più riesce a interagire, a essere simpatico, più aumentano le mance e più aumenti le mance, più guadagni. Io non so se Cesare mi autorizzi a dire a Miami un bartender quanto guadagna, non so se mi stai sentendo. Vediamo, vedo le chat, certo, ok. Un bartender, me l'ha detto Cesare Menconi, quindi che è il nostro responsabile dei corsi barman a Viareggio, un bartender a Miami riesce ad arrivare a guadagnare 7.000 euro al mese. 7.000 euro al mese. 7.000 euro al mese, però ovviamente un bartender che è in grado di fare bene intanto il suo lavoro. Non so se Cesare vuoi aggiungere qualcosa di questa cosa che avevi raccontato anche noi. Devi sapere i cocktail come si fanno, perché ad esempio lì mi raccontava che sono diversi, cioè sono praticamente. Ora ti do la parola, così ci racconti quella del Martini come si beve a Miami, che mi fa sempre sorridere. Ok, dovresti poter. Sì, giusto Maurizio, anche un buon barista riesce a guadagnare una cifra congrua, ma in America si guadagna il triplo e ora ce lo spiega lui. Cesare, puoi parlare se vuoi. Eh? Sì, mi sentite tutti? Ok. Sì, io sì, ma anche loro penso. Vai. Allora, la cifra che è stata detta è una cifra realistica. Chiaramente bisogna essere bravi, non è che è da tutti. Sicuramente la dote più importante è avere un'interlocuzione con il cliente, come il professore ci ha mostrato durante tutta la lezione. E saper in qualche modo catturare l'attenzione del cliente. Poi saper fare bene i drink, appunto, tra i drink che vanno più per la maggiore, sicuramente il cocktail Martini, il Manhattan, l'Old Fashion, insomma, questi grandi classici americani. La curiosità è che il cocktail Martini, io la prima volta che l'ho fatto in America l'ho fatto con il gin, e invece mi sono reso conto che tutti lo volevano con la vodka. Per noi è un po' strano perché la ricetta classica prevede il gin, mentre in America il gin al massimo possono bere il gin tonic, però ho visto poca mescita col gin. Loro prediligono la vodka perché credono, sinceramente non so se è una base scientifica, non lo so, che faccia meno male, cioè che la vodka sia un distillato più puro e quindi bevono più vodka in modo che il giorno dopo stanno meglio. Questo è quello che dicono loro. Poi io non ho studi scientifici su questa cosa, quindi non so confermarla, ecco, però è una curiosità. E quindi creando queste interlocuzioni con il cliente, facendoli anche divertire, magari se uno è bravo con il working flair o con dei trucchi che si possono fare con gli shaker, facendo sparire la frutta, insomma, poi ci sono diversi trucchi per poter fare intrattenimento. Sicuramente è un valore aggiunto che fa sì che guadagni di più, perché le persone alla fine del servizio, insomma, alla fine della serata vi lasceranno una mancia maggiore e tante volte la mancia è anche il 100% di quello che spendono.
Poi io volevo aggiungere anche una cosa, che praticamente cosa facevano i manager all'interno dell'American Bar, ristorante? Cercavano di, una cosa curiosa che in Italia non ho mai visto, cercavano anche di accavallare gli orari delle prenotazioni, cioè diciamo ogni tavolo più o meno veniva calcolato un'ora e mezzo o 2 ore. In realtà tante prenotazioni tra i tavoli venivano fatte a un'ora e un quarto o un'ora e mezzo massimo, perché in questo modo le persone si accavallavano dentro la sala e nell'attesa andavano al bar a bere. Cioè, magari veniva detto che un tavolo si sarebbe liberato nel giro di pochi minuti, magari c'era da aspettare una ventina di minuti, una mezz'ora, e in quella mezz'ora un cliente spendeva benissimo quelle 30-40 dollari al bar. E quindi le persone non litigavano nell'attesa, ma si recavano al bar e bevevano qualcosa al banco. Cioè, è anche un'idea per incrementare i guadagni. Magari in Italia se lo fai le persone se ne vanno, no? Cioè, rimangono deluse del servizio di prenotazione, perché se prenoti alle ore 20 vuoi il tavolo a 5 alle 20, cioè lo vuoi ancora prima che del normale orario. Mentre invece in America venivano, sapevano che dovevano aspettare quei 20 minuti, e in quei 20 minuti bevevano, si dimenticavano subito dell'attesa, anzi sì, è lì la bravura del bartender di fare intrattenimento, cercare di parlare con le persone, cercare di capire anche cosa vogliono bere, i loro gusti. E poi noi che siamo italiani, ora parlando dell'America, io ero a Miami e loro sono molto affascinati un po' dal nostro stile di vita, e quindi si poteva parlare veramente di tutto. È un lavoro un po' più complicato rispetto al lavoro che si può fare in Italia, perché appunto avendo le persone tutte intorno. Avete presente un po' com'è l'American Bar? Spesso proprio è anche a ferro di cavallo, quindi si trovano le persone da sinistra a destra, siete circondati per 180 gradi. E in questo modo qua diventa un po' complicato poter lavorare in modo corretto, con le dosi corrette, più parlare con le persone che avete davanti e più anche dover ascoltare gli chef de rang o il manager o il maître che vi dà anche gli ordini della sala. E anche se siete in due o tre bartender, comunque vi dovete suddividere in tre diversi lavori. Uno è quello di parlare, uno è quello di fare cocktail e uno è quello di capire le comande. Quindi ecco, è sicuramente un lavoro più impegnativo, però anche per questo motivo è uno dei lavori più pagati. Perché, come ha detto il professore, si arriva anche a quelle cifre lì di 7.000 dollari, ma si possono anche sorpassare se si va a lavorare nella zona centrale di Miami, cioè centrale nel senso sul mare, c'è Ocean Drive, vabbè, è la più famosa, poi c'è Lincoln Road, queste strade si possono veramente incontrare i bar dove lavorano tantissimo, e addirittura ci sono dei camerieri che ho conosciuto italiani che dicono che il cameriere in America, cioè, guadagna più che di un dottore in America. Io non so se questa cosa sia vera, ma No, è vera, confermo. cioè, i camerieri guadagnano più che di un dottore. Ragazzi, è un'altra Confermo. realtà, che con questo fatto delle mance obbligatorie e viene incentivata la bravura del cameriere, la bravura dello chef de rang. Io è un metodo che sinceramente trasporterei molto volentieri in Europa, perché ti incentiva a lavorare meglio. Io sinceramente è un metodo che preferisco. Poi è tutto un sistema completamente diverso di contribuzione, ora non voglio andare nello specifico, ci sono meno tutele, ecco, questo sì, però quando vedete che lavorate bene, siete persone che comunque hanno passione e quindi lavorate con passione, lavorate con dedizione e una buona comunicazione, cioè la buona comunicazione è imprescindibile se lavorate soprattutto all'estero. Cioè, vedete i vostri guadagni che sono esponenziali, ecco, aumentano sempre di più e quindi sarete sempre più incentivati a migliorare voi stessi e il Scusa servizio. Cesare, volevo, a proposito di questo, volevo dire che il proprietario della catena Hot Italian, che sono dei ristoranti tipici basati sulla pizza con tutti tipicamente italiani, a Sacramento, è un ex allievo dell'alberghiero che tipo 20-25 anni fa se n'è andato in California ed è rimasto lì.
Lui quando era venuto a scuola raccontava che nel suo ristorante esistono tre tipi di camerieri, chiamiamoli così. Esiste il metro, ovviamente, che è quello che coordina, eccetera, raccoglie anche le prenotazioni. Infatti non so se vi è mai capitato, in molti film americani, da Blues Brothers ad esempio è indicativo, quando si recano al ristorante vengono accolti dal metro che controlla il libro delle prenotazioni, se hanno prenotati, eccetera. A volte c'è anche l'hostess di sala, che in Italia non esiste, però in America c'hanno sempre una persona che fa solo quello. Poi c'è il cameriere, quello normale, e poi ci sono quelli che chiama, quelli che sbarazzano e basta. Dice, dato che in California vengono parecchi messicani immigrati che poverini non conoscono la lingua, eccetera, però noi lo stesso li vogliamo far lavorare e l'unica cosa che possiamo fargli fare è sbarazzare i tavoli. Detto anche lo sbarazzatavoli o anche il runner, c'è anche il runner, quello che porta solo i piatti, quello che in Italia viene chiamato portapiatti, per loro è proprio una figura. E dice che i camerieri guadagnano dai 15 dollari in su all'ora e poi tutte le mance. Che noi chiamiamo mance, cioè io farei una cosa simile in Italia, ma non la chiamerei mancia perché gli italiani non lasciano mance. Gli italiani, ora sto anche registrando, se mi tocca dire gli italiani sono dei poveracci su questa cosa qui, no, non sono abituati a lasciare le mance. Io la chiamerei tassa sul servizio, paghi 100 euro, il 10% va al cameriere che ti ha servito, un 10%, una. In questo modo qua, ti assicuro, ho fatto dei conti in tasca perché eravamo andati a Napoli dove in questo ristorante si pagava alla fine, c'era scritto nome e cognome del cameriere con 10% accanto. Ora non lo so se, perché a Napoli dove l'hanno fatto era un posto dove andavano parecchi turisti americani, eccetera, quindi abituati a leggere 10% servizio, 5, 20 euro. Io gli ho fatto i conti in tasca a sto povero cameriere mentre ero lì che ho detto questo riesce a guadagnare in base ai tavoli che avevo visto perché aveva il suo rango 60 euro in più ogni giorno solo per un servizio perché era l'orario di pranzo. Ma 60 euro al giorno moltiplicato per metti pure 30 giorni, magari c'è anche il giorno libero, comunque fai conto 30 giorni, sono 1.800 euro in più al mese. Magari io mi accontento anche di uno stipendio di 1000 euro, però con 1800 in più sono 2800. Allora sì che guadagni più quasi quanto un preside o un medico alle prime armi. Allora torna, vedi che torna il discorso. In America molto di più, guadagni molto di più. Sì. Infatti è un lavoro anche ambito per tante persone, È vero. perché chi va a cercare comunque il denaro è un lavoro sì faticoso, insomma sappiamo tutti che tipo di lavoro com'è, però ecco, può darti delle grandi soddisfazioni a livello economico. E una figura che c'è anche che si chiama Bus Boy, non so se sapeva lei, se lo conosceva questa figura. Busboy, no, È cioè praticamente magari lo il... conosco chiamato in altro modo. Sì, è praticamente il runner. Ah, Però sì. quando, sì, praticamente quando sono andato laggiù, chiamavano questa figura i bus boy e lì per lì non sapevo neanche cosa fosse. E poi ho capito che in Italia sarebbe il runner, via, è la stessa figura. Sì, ho il barback, credo che qua Sì, lo chiamino barback, che fa avanti e indietro con il ghiaccio. sì. Va bene, vi abbiamo già annoiato per un'ora e mezza, un'ora e 23 minuti, sono preciso, avevo detto un'ora, sono andato oltre come al solito. Se non ci avete altre domande, io vi saluto, ringrazio i prof che hanno partecipato, ne vedo alcuni, ringrazio ovviamente anche gli studenti che hanno partecipato, spero che non sia stata noiosa e avete scoperto un pochino di cose in più. Per cui quando tornerete a scuola non scegliete più sala, ma scegliete bar, che così facciamo. Vero Massimo, vedo Massimo, il prof di Catania, che sicuramente mi darà ragione, no, scegliete bar, scegliete quello che vi pare a voi, assolutamente ci mancherebbe. Però ecco, ricordo che ancora il bar non è stato valorizzato al meglio nelle scuole per tanti motivi che ora, che semplicemente è così, perché le scuole alberghiere sono nate per rifornire personale negli anni 50, 60, 70 negli alberghi. Negli alberghi non esisteva la figura del barman, o meglio, c'era il grande il barman, il capo barman, che tra quelli più svegli che venivano
dai camerieri, ne sceglieva uno più sveglio e se lo tirava, diceva: "Vada, ti piacerebbe venire come aiuto barman, ti insegno il mestiere?" E da lì è nata la generazione dei barman dai grandi alberghi. Ma i grandi alberghi, proprio per definizione, la brigata del bar nei grandi alberghi era una o due persone, mentre la brigata di sala, demi chef, oggi non esistono più, chef trancher, il maître de salle, sono figure che non esistono più, quindi cioè, lasciamo stare, perché i grandi alberghi sono finiti, sono nelle grandi città londinesi, forse a Roma. Io ieri vedevo il film John Wick. John Wick, c'è una scena ambientata all'Hotel Continental, quando lui entra e già vedi 3-4 personaggi che sono personale del bar e di sala, quindi insomma. Oppure nel film Grand Hotel Budapest, è un film divertente, carino, guardatelo, lì vi renderete conto di che cos'era il grande albergo negli anni 30, soprattutto dal punto di vista del personale. Grand Hotel Budapest. Bene, con questa citazione cinematografica io vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo la prossima volta, sicuramente faremo altri incontri di approfondimento orientati più sui cocktail, va bene? Grazie a tutti e buona giornata e buon venerdì. A presto.